Ciao! L'argomento di cui parliamo oggi è bassi industriali e bassi artigianali o di liuteria. Anche questo è un argomento di cui si parla spesso tra bassisti e quindi vorrei un po' raccontarvi come la penso su questo tema. Diciamo innanzitutto che è un argomento su cui ho una certa esperienza diretta in quanto negli anni ho avuto molti strumenti di liuteria e anche ovviamente molti strumenti industriali. Per cominciare vorrei sfatare un luogo comune che capita spesso di sentire, e cioè un basso di liuteria è migliore di un basso industriale. Ecco, assolutamente no. Questa generalizzazione non ha proprio né capo né coda. Esistono dei bassi di liuteria che sono migliori di bassi industriali, così come esistono bassi industriali che sono migliori di bassi di liuteria. Non si può quindi fare, diciamo, di tutta l'erba un fascio, una generalizzazione. Teniamo poi anche conto che gli strumenti industriali spesso sono realizzati da delle società che hanno alle spalle grandi capitali e quindi possono anche fare degli investimenti significativi in termini di tecnologia, dei macchinari per la fabbricazione degli strumenti, e quindi queste macchine sono poi molto performanti anche dal punto di vista della precisione delle lavorazioni che fanno. E quindi perché allora scegliere, diciamo, un basso industriale piuttosto che un basso di liuteria? Proviamo a valutare una serie di aspetti in modo un po' più razionale. Partiamo dallo strumento industriale. Assodato quindi che anche tra i bassi industriali esistono degli strumenti di ottimo livello, quali possono essere i vantaggi dello scegliere uno strumento industriale? Beh, innanzitutto il vantaggio principale secondo me è che si tratta di uno strumento che già esiste, che quindi lo possiamo provare direttamente, se ci piace lo possiamo direttamente acquistare. Questo aspetto è importantissimo perché gli strumenti andrebbero sempre provati prima di essere acquistati. Anche gli strumenti industriali, per quanto prodotti in serie, non suonano poi proprio tutti uguali, non fosse altro perché non esistono due pezzi di legno esattamente uguali, e quindi proprio per questo fatto una prova diretta ci può permettere di capire innanzitutto come suona quello specifico strumento e quindi capire se fa per noi. Possiamo valutare non soltanto il timbro, perché possiamo anche valutare la suonabilità, l'ergonomia che lo strumento, come ce lo sentiamo addosso, che sono tutte cose assolutamente importanti. Anche con gli strumenti artigianali potrebbe capitare di poterli provare prima dell'acquisto, nel caso siano degli strumenti prodotti a stock su specifiche più o meno standard e non su un ordine preciso, diciamo, di un cliente. Un altro aspetto da considerare per lo strumento industriale è la possibilità di avere un mercato dell'usato, soprattutto in caso di marchi, diciamo, famosi e diffusi. Ora, io lo so, ci saranno quelli che dicono che non guardano il valore economico dello strumento, ma siccome lo strumento per la vita praticamente non esiste, quindi prima o poi capiterà magari che vogliamo rivenderlo per comprare uno strumento diverso, tenendo anche conto che i soldi non nascono sugli alberi, voglio dire, secondo me è un aspetto che va comunque tenuto in considerazione. Non è l'unico, ma è sicuramente un aspetto che secondo me è importante anche quello. A questo punto vediamo lo strumento artigianale. Perché comprarlo? Secondo me il vero motivo dell'acquisto di uno strumento artigianale dovrebbe essere la realizzazione di un progetto, di un'idea che non trova risposte nella produzione industriale che già esiste e che è disponibile. Quindi la realizzazione di uno strumento fortemente personalizzato su proprie esigenze specifiche. Questo però richiede avere delle idee molto chiare da parte del cliente e dall'altra parte avere un artigiano, un liutaio che sia capace di mettere in pratica queste idee e tradurle in uno strumento. Questa cosa non è proprio così semplice, banale e scontata, perché tra le parole e i fatti ci possono essere delle differenze. Il risultato potrà essere tanto soddisfacente quanto deludente. E purtroppo in questi casi è un po' come fare un salto nel buio, perché uno di fatto
ordina e acquista uno strumento che potrà provare soltanto quando questo sarà effettivamente realizzato e quindi, avendolo tra le mani, potrà capire se effettivamente sarà in grado di soddisfare quelle che erano le esigenze e se l'idea e il progetto che si aveva in mente è stato effettivamente centrato dall'artigiano che ha realizzato lo strumento. Ecco perché, a mio parere, ad esempio, se uno vuole un classico jazz bass, non ha nessun senso farselo fare da un artigiano. Molto meglio andare in giro e provare quanto esistente fino a quando non si trova un esemplare che è in grado di soddisfare. Se uno questo esemplare non lo trova, vuol dire che in realtà non sta cercando un jazz bass, sta cercando un altro tipo di basso, e quindi allora l'idea è ancora diversa. Se invece, come dicevamo, hai un'idea originale, quindi non stai cercando uno strumento che in qualche modo già esiste, ma hai un'idea originale e vuoi provare a realizzarla, la strada dello strumento artigianale è sicuramente l'unica possibile. Ad esempio, io anni fa, nel periodo multicordista, mi feci realizzare un basso a 7 corde che aveva delle caratteristiche particolari. Volevo avere un fa diesis basso, quindi ancora una corda più grave del si basso che ha il 5 corde, e quindi avevamo concordato anche una scala 37, quindi più lunga dei bassi tradizionali, per poter permettere a questa corda comunque di suonare con ancora una definizione accettabile. Volevo avere un ponte in legno anziché in metallo. Nel ponte in legno doveva essere integrato anche un pick-up piezoelettrico, oltre ai pick-up magnetici, quindi si trattava oggettivamente di uno strumento particolare. In questo caso, ovviamente, la strada della liuteria era praticamente una strada obbligata, perché non c'era assolutamente nulla di simile in commercio. Un altro aspetto da considerare è che un basso artigianale solitamente ha un costo più elevato di un basso industriale. E questo è pienamente giustificato dal lavoro del liutaio per realizzare lo strumento e per la qualità dei materiali utilizzati, che nel caso di un basso artigianale dovrebbero essere sempre di ottimo livello. La cura del dettaglio dovrebbe essere un'altra delle caratteristiche insite nella lavorazione artigianale. Un lavoro impreciso non è segno di artigianalità, è semplicemente segno di una lavorazione non accurata, non attenta. Tra questi due estremi esistono anche, diciamo, delle vie di mezzo, con strumenti che io definirei semi-artigianali, dove ci sono delle parti di lavorazione fatte in modo abbastanza industriale, per quanto in piccole serie, con l'utilizzo di macchinari e di tecnologie in qualche modo affini a quelle della lavorazione industriale più di larga scala, e con delle parti che vengono invece curate in modo un po' più artigianale. Spesso in questi casi gli strumenti possono essere più o meno standard, con delle possibilità di alcune personalizzazioni. Ovviamente il peso di quanto viene fatto a mano rispetto al peso di quanto è fatto in modo, chiamiamolo, un po' più industriale varia da produttore a produttore, quindi anche qua dentro abbiamo dei casi dove magari c'è un po' più di artigianale, un po' meno di industriale, come altri casi dove c'è un po' più di industriale, un po' meno di artigianale. Però parliamo sempre di una situazione un po' ibrida, diciamo. In quest'area grigia troviamo strumenti, ad esempio, come Sadowski, Ken Smith, Furlanetto, il Fender Custom Shop, eccetera. Questi strumenti solitamente hanno anche una distribuzione in alcuni negozi fisici e quindi hanno il vantaggio di poter essere provati prima dell'acquisto, un po' come avveniva per il basso industriale. E spesso, proprio per la loro diffusione e la loro abbastanza limitata presenza di personalizzazioni, sono degli strumenti che hanno anche, nel caso anche qui di marchi un po' più famosi, una discreta buona commerciabilità anche sull'usato. Quindi, provando a tirare le fila, hai un progetto particolare di uno strumento che non trova riscontro in quanto già prodotto e disponibile nei negozi di strumenti musicali? Ok, la strada che devi scegliere è quella dello strumento artigianale. Vantaggi: avere uno strumento realizzato sulle proprie specifiche esigenze, dove tutto è stato scelto e realizzato per incontrare i tuoi gusti. Svantaggi:
il rischio che la ciambella non riesca col buco, non potendo provare lo strumento ovviamente prima dell'acquisto. Il prezzo più elevato, ma fa parte diciamo del compromesso, è una quasi certa scarsa commerciabilità, specialmente se la nostra idea di basso è proprio molto particolare. Se invece non hai esigenze troppo specifiche, un basso industriale può essere quello che fa per te. Ce ne sono moltissimi in commercio con diverse soluzioni in termini di legni, di hardware, diversi colori, diverse forme, diverse finiture, diversi prezzi. La qualità spesso oggi è più che accettabile anche in strumenti di fascia già abbastanza economica, diventando anche molto buona, molto elevata in strumenti industriali di fascia più alta, più costosi quindi. I vantaggi, ovviamente, come ci siamo detti fin dall'inizio, poter provare lo strumento prima dell'acquisto, valutandone le caratteristiche, toccandolo con mano e quindi capendo se fa al caso nostro. Un prezzo più contenuto rispetto a uno strumento artigianale, a parità diciamo più o meno di caratteristiche qualitative, una buona commerciabilità, specialmente se restiamo all'interno di alcuni marchi particolarmente conosciuti e diffusi. Svantaggi? Ci sono anche qui gli svantaggi ovviamente. Innanzitutto nessuna possibilità di personalizzare lo strumento all'atto dell'acquisto, quindi così com'è lo dobbiamo prendere, ci deve piacere. La seconda cosa è che la scelta dei materiali in alcuni casi può essere magari un po' meno curata rispetto alla soluzione artigianale, perché non sempre l'industria dei grandi numeri può permettere di filtrare tutta la componentistica di legni, hardware in dettaglio. Bene, siamo arrivati alla fine di questa piccola chiacchierata che spero magari possa essere stata utile per darvi un'idea delle differenze che ci possono essere quando scegliamo uno strumento artigianale piuttosto che uno strumento industriale. Come vi dicevo all'inizio, questi che vi ho raccontato sono un po' dei pensieri, delle idee che io mi sono fatto attraverso tanti anni di prove ed esperienze sulla mia pelle. Non voglio far ovviamente cambiare idea a nessuno, anzi quasi mai ci si riesce peraltro, ognuno magari fa le sue esperienze, qualcuno potrebbe aver tratto delle conclusioni diverse dalle mie, ma è una cosa assolutamente possibile. Ciao!